Il potere della mente come strategia potente per accedere al pieno potenziale di ogni atleta, ottimizzare le prestazioni sportive e trasformare gli obiettivi in risultati. Si è parlato di questo nel corso del convegno regionale su mental e sport coaching di scena ieri a Catania. L'evento, organizzato da Azzurri di Valore Endas, ha visto gli interventi di relatori altamente qualificati. Siamo a Catania per parlarvi di mental training. È una espressione molto in voga negli ultimi anni, noi vorremmo affrontarla insieme a voi, insieme ad altri partecipanti, per essere un po' più specifici. Vorremmo anche dirvi un po' meglio di che cosa si tratta e cosa si intende quando si parla di mental training. In realtà il tutto parte da ciò che riguarda la definizione degli obiettivi, parleremo anche di questo, vedremo come si fa a definire un obiettivo in maniera efficace, in maniera motivante, in maniera coinvolgente, ai fini di raggiungere i propri obiettivi nel mondo dello sport. Il coaching supporta gli altri, in questo caso parleremo di atleti e sportivi, a raggiungere i propri obiettivi e a migliorare le proprie performance in tempi molto brevi, permettendo di superare quegli ostacoli mentali interni che magari hanno bloccato le performance o hanno diminuito le performance raggiungendo l'obiettivo. Spesso infatti gli atleti si allenano costantemente in modo anche molto determinato nell'allenare la parte fisica, il corpo e quindi le performance fisiche, ma magari nel momento idoneo, nel momento più opportuno, quando serve dare il massimo delle performance, capita di avere un cedimento dal punto di vista emotivo o psicologico, e il mental coach fa proprio quello, cioè fortifica la parte mentale per migliorare le performance del corpo. Azzurri di Valore continua questo percorso nella formazione in questa che abbiamo usato definire un'accademia d'eccellenza, anche perché oggi soprattutto nello sport, in cui abbiamo una miriade di figure, di istruttori, di allenatori e quant'altro, creare un valore aggiunto, quindi qualcosa che riesce a dare una professionalità maggiore e quindi un servizio migliore all'utenza, crediamo che sia qualcosa di fondamentale che riesce a distinguere e a fare la differenza rispetto alle molteplici strutture già esistenti. Come hanno detto i nostri formatori, il mental coach è colui che indirizza la mente verso la prestazione, e oggi questo è un argomento che vede il lavoro coinvolto, che vede lo studio coinvolto e che vuole entrare a gamba tesa anche nello sport per quanto riguarda non solo le prestazioni di gara, ma anche le prestazioni durante l'allenamento. Per cui crediamo che sia fondamentale oggi affiancare a una qualificazione tecnica anche una qualificazione di questo tipo, che come ho detto in precedenza può senz'altro dare un servizio migliore, che poi è quello che fa la differenza nel campo.